quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Marco presenta la tentazione come la prima azione spirituale. È lo Spirito Santo, ricevuto nel battesimo, che spinge Gesù nel deserto. Il luogo della tentazione per Gesù, come per ogni uomo, è il cuore. Lo Spirito di Dio quindi non spinge in paradisi spiritualistici o in evasioni misticheggianti, ma all'arduo lavoro di discernere il proprio cuore. La tentazione altro non è che una possibilità che ci pone di fronte a una scelta tra il bene e il male, tra la fede e l'idolatria. Nel deserto Gesù fa un'esperienza molto complessa. Sperimenta anzitutto la solitudine. Gesù è solo, in un luogo solitario. Egli inoltre dà prova di perseveranza. Infatti, la tentazione crea il credente provato e saldo. Nella tentazione Gesù convive con le bestie selvagge, cioè addomestica le presenze mostruose, come lui stesso poi insegnerà. È dal cuore che escano le intenzioni malvagie. Vittorioso sul tentatore e instauratore della pace messianica, Gesù può finalmente proclamare il compimento del tempo e l'avvento del regno di Dio. Vediamo così come l'annuncio di ciò che Dio ha operato diviene esigenza per l'uomo. Convertitevi e credete al Vangelo. La conversione che Gesù predica non consiste in un miglioramento di atteggiamenti interiori, ma in un riorientamento del proprio essere alla luce della volontà di Dio manifestata nella persona di Gesù. La conversione la possiamo immaginare come il movimento del girasole, questo tenace voltarsi verso il sole. Credere al Vangelo è un concreto affidarsi al Vangelo, che è, come insegna l'Apostolo Paolo, potenza di Dio. La tentazione, in fin dei conti, è sempre una scelta fra due amori. Noi cadiamo quando scegliamo gli amori da nulla. Noi vinciamo se insieme a Cristo e nella fiducia che Lui combatterà con noi, scegliamo l'amore più grande.